non è un paese per giovani, ma diffidiamo da chi dice che è un paese per vecchi, perché non è nemmeno un paese per vecchi, è un paese per alcuni giovani e alcuni vecchi i più avvantaggiati. Insomma, tutti nella stessa barca, giovani e anziani. La pensione è un diritto di tutti, si chiedono i sindacati dei pensionati nell'incontro organizzato ad Ancona, al quale ha partecipato Michele Raitano della Sapienza di Roma con la proposta della pensione contributiva di garanzia. Siamo dentro il sistema contributivo che è il pregio di tutelare di più chi lavora di più e lavora più a lungo e versa più contributi. Allo stesso modo, noi definiamo che la pensione dipende da quanto è versato di contributi, ma se i tuoi contributi sono inferiori a una certa soglia, c'è un'integrazione a carico del bilancio pubblico. Ma la cosa importante è che l'integrazione, la soglia, non è una soglia uguale per tutti, ma è una soglia che dipende da quanti anni sono stato attivo, o come lavoratore, o come disoccupato, per servizi o per cura, e dall'età in cui vado in pensione. Quindi è una soglia mobile che incentiva le persone a lavorare di più. Questa fase di confronto col governo, i pensionati hanno posto molto l'accento su una proposta che dia una forma di pensione di garanzia ai giovani, non solo perché sono i nostri figli e i nostri nipoti, quindi c'è, come dire, una solidarietà naturale e distintiva, ma poi perché il nostro sistema previdenziale è un sistema di welfare. I sistemi di welfare si fondano su patti generazionali. Per quanto riguarda i giovani, una rivisitazione del metodo contributivo che dia garanzia ai giovani di una pensione certa. E per quanto riguarda i pensionati, chiediamo che ci sia la rivalutazione delle pensioni in base alla legge 385 del 2000, che vada per scaglioni in modo da poter recuperare il potere d'acquisto. Qualcuno un po' malevolmente, maliziosamente dice che l'ascensore sociale è stato manomesso dai pensionati, manomesso dagli anziani per bloccare l'ascesa dei giovani. Non è così. Le origini delle diseguaglianze non stanno a livello anagrafico, ma stanno a livello di distribuzione dei redditi e di opportunità di crescita. E non sono i pensionati a bloccare queste opportunità.